Dov'è il resto della combriccola? Dov'è il resto della combriccola? Oh, ma guarda chi c'è qua! Ma dove andate? Dove andate tutti? Ma che fate tutti qua, oh? Un pezzo a te! Ma che bello qua? Ma dove stanno andando, ragazzi? Ma dove stanno andando, ragazzi? Sono pronti? Ma allora andiamo in crociera! Però questa volta con tanti amici. Questa volta non con la family, ma con una big family. Non bimbo grande. Prossima stazione. Amici Graziano. Bye bye. Ed ecco la nostra crociera. Tutto ok. Vabbè, dai, il nostro primo pranzo sulla nave. Buon appetito. Buon appetito. Guarda che dopo faccio il secondo e il terzo giro. Ah, vai, certo, questo è il primo giro. Questo è il primo giro, giusto le assaggio. Adesso arriva anche da voi. Ma tutto a bere vino, stai alcolizzati. Oggi abbiamo deciso questa settimana casualmente di depurarci e andare ad acqua. La nostra vacanza. La nostra vacanza. Anna. Allora ragazzi, guardate, sono le ore 00 e 2 minuti. Guardate queste persone senza nessuna reticenza. Eccezionali.
sono le ore 00 e 5 minuti. Queste persone sono appena uscite da un ristorante e guardate che coraggio che hanno. Parino, vuoi lasciarlo lì? Con la tisanina per digerire. Ma però stiamo mangiando frutta, eh? Io ho mangiato tanta frutta. Anna Cime, mancava la frutta, con la sua camomillina. Frutta è frutta, niente si sotto c'è la prima. I Giovanni invece si sono dati sul dolce, sul caffè latte. Veramente buono. Oggi mi è sorto un dubbio dopo aver visto uno dei nostri amici andare via furtivo. Ho detto, ma quando andremo a casa del nostro amico e della nostra amica a ottobre e ci troveremo quei piattini bianchi, quelle tazze blu e quei bicchieri blu? Non lo so che sta facendo. Doveva solo mettermi la crema. Secondo voi li avrà presi su Amazon? Stamattina io. Vabbè. Dopo. Chi vivrà vedrà. Anna. No, Fabio. No. Omaggio alla regina. Anna. Tranquilla, risorniona sotto il sole e l'ombra. Sonia. E dici qualcosa però. Come procede la crociera? Come procede? Lei non rilascia le dichiarazioni. Boh, va bene. Non sono in me. Bene, bene. Signor Giovanni Girardini. Buongiorno. Che ci dice? Bene, dai, sta andando tutto bene. Sta andando tutto bene. Che si mangia poco, vero? 100 giorni così. Si mangia poco, vero? Si mangia pochissimo poco, eh. Perché se no c'è poter restare in linea. Vedi, vedi. Vabbè, oh, guarda lì. Tutto bene, sto pensando cosa mangiare. Non ci devi pensare, mangiare e basta. Bella, bella sensazione. Manca il tuo alto pensiero del giorno. Ma io sto benissimo, guarda. A parte qualcuno della compagnia che è un po' rompi palle, però vabbè. Vabbè. Lo possiamo fare, ormai è pagato. Lo possiamo buttare. Possiamo anche buttarlo al mare. Non si può buttare qua. Al mare perché i pesci cani non ci sono più. Potremmo farli andare di là. Perché c'è esatto, nave. Vedi, su quella nave là, piano bene. Chi fa il cattivo va su quella. No, tutto bene. Finora tutto bene. Vabbè, non c'è più niente da dire. Stiamo rilassando. Vabbè, ok. Taglio le comunicazioni. Signora, lei? Io tutto bene, dobbiamo Gucci. Trovare qualcosa che ci scandisca le giornate, oltre che il buffet. Ci scandisca, scusa, 5 minuti, 5 minuti spaghetti, 5 minuti pizza. Ora, dal diario del capitano, ricordo. Oggi siamo arrivati a Brindisi, sono le 15.25, 22 agosto. Dopo un'infernale. C'è sole, bel tempo. Abbiamo adesso in pratica una escursione libera, fino alle 22 si riparte. Quelli sono i pullman dei profughi che ci porteranno in centro per l'invasione di Brindisi. Beh. Cosa hai da dire, Ugo? Cosa vi devo dire, ragazzi? Siamo a Brindisi, brindiamo! Non vediamo l'ora di scendere per fare un Brindisi. Esatto. Di quello che sappiamo noi, però. In tutti i sensi. Di quello che sappiamo noi. Esatto. Che ci manca tanto. Tanto. Io sinceramente sono, sono giorni e giorni. Sono giorni duri. Senza. Non pensavo. È vero, dura. Ma è veramente molto molto dura. Tre giorni senza acqua, ragazzi. Sì, sì, sì. Solo acqua. Acqua e ghiaccio. E acqua, ghiaccio. Acqua di mare, acqua, ghiaccio. Addirittura Ugo, non è possibile un addirittura Ugo ha simulato un cocktail. Un gin tonic dei noi altri. Un gin tonic dei noi altri. Perfetto, ma mancava il gin. Un dettaglio, diciamo. Era proprio un dettaglio. Ma c'era tanta scorzina di limone. Ma recupereremo, recupereremo. Sì, sì, sì. Just about
Giuseppe, Giuseppe, una leccata. Signora Stefania, dove siamo adesso? A Brindisi. A mangiare lo gelato. Ma che questo ci diciamo? Stai montando, no, non è finito a farlo. Siamo scesi dalla nave e ci troviamo adesso in piazza del Duomo a Brindisi. Un bel video di tutto il tramonto di ieri. Adesso te lo rubo con la videocamera. Ne ho un altro se vuoi. Thank you.
al nostro bel viaggio, ok? Questa buonissima margherita che gli altri stanno perdendo perché sono ritardatari. Ma noi ce lo godiamo. Noi ce lo prendiamo. Vero? Questa è la grigliatina. Questa è la lasagna gioia. Vabbè, giocare a Tris. Meno male che prima. Giocare a Tris resta su. Che prima me l'ha fatto riprendere Giovanni, se no? Non gli date tempo neanche di esistere. Lui è Yogi, il nostro amico di tavolo. Grazie Yogi. Buon appetito. E questo è il nostro mangiare, povero. La lasagna per Giovanin. Mentre la signora Aurora qua che cosa ha preso? Una sfornata di spinaci e pepe. Il signor Giuseppe. Frittura. Il signor Graziano. Buonasera. Buonasera. Cosa mangia lei? Fritto misto, poi mi faccio la lasagna, poi mi faccio la grigliata mista di pesce. E poi dopo stasera sto leggero, non ho preso i formaggi ma ho preso il gelato. Ok, leggerino, sì. Come sempre. La signora Stefania? Dopodiché una paella che pensavo fosse riso, ma paella. Vabbè, la paella c'è anche il riso. La signora Giovanna? Sputnik. Ma non solo il riso. Il? Sputnik. La Sputnik. Sputnik. La navicella spaziale, praticamente. Bene. La cotoletta d'agnello? Con il couscous e gelato al cioccolato. Ok, bene. Poi basta. Salutare, genuino, certo. E soprattutto leggero. La signora Trigi qua? Bene. Il nostro cameriere, il più bravo di tutta la nave. Il cameriere migliore ce l'abbiamo noi oggi. Thank you.
Fai vedere che bel tempo abbiamo trovato a Mykonos. Guardate, guardate a Mykonos, la terra del sole. Guardate Stefania, com'è felice, com'è contenta. Solare. Solare soprattutto. Questa ragazza solare. Ragazzi, stiamo arrivando a Mykonos, la giornata è ottima. Non ho portato la paglietta. Ho dimenticato la paglietta. Ti bruci oggi. Oggi. Aurora? Che facciamo? La pitas umida, in umido oggi. Mi sa proprio di gioia, Emilia. Mi sa proprio di sì, però la voglio aspettare pure ad Atene. Ad Atene? Va bene, la prendiamo qua, la facciamo asciugare ad Atene, la mangiamo a Atene. Passo per Mykonos, perché quella faccia? Avevi una faccia un po' rattristata. Buongiorno a tutti, finalmente vi accolgo nel mio regno. Ci sono ben 21 bottiglie di birra. Presentazione. Conquista di Atene, niente altro. Boh. Non posso dire il progetto. Vuoi aggiungere qualcosa, Aura? Sonia, vuoi aggiungere qualcosa alla presentazione? Cioè, oggi un sirtacchino, questa musica discoteca. Franco, la presentazione della giornata di oggi. Il capitano è qua che vi presenta la giornata dal diario di bordo. La meravigliosa giornata di oggi. Oggi avremo una meravigliosa giornata perché siamo meravigliosi e stiamo andando al meraviglioso Pullman Giallo. Vai!
Andreas Monastirachi. Wow, che greco perfetto. Che greco perfetto. Guardate i nostri che con quale piglio si avvicinano ai monumenti antichi greci. Buongiorno, siamo sbarcati a Zara, quindi siamo nel centro. Questa crediamo che sia la cattedrale, the cathedral, con i giardini, e devo dire che è una cittadina sul mare molto molto ben curata. Dove siamo? Siamo a Zadar. Vabbè, puoi anche urlarla, che è un segreto. Marino. L'organo marino. Te cauca Dragao Yana Strach me Non mancherò mai Strach me culem se Ier do sad video nisam Usne neverne Ma ko to tamo Ima pravo da te ljubi Ma ko to tamo Se jutrom pored tebe budi Ko te krade Svaki most ja ću da te vratim Ma ko to tamo Zbog mene pije noć u lovi Ma ko to tamo Na tu vaše glavu Mogu je uze Od tebe ti me nećeš dati I neke suze prote Boj tvoji ti se radi Yeah.
t'amo. Imma bravo da te ljubi, ma kotto t'amo. Se jutrom pored tebe budi, ko te krade od mene, ja te neću dati. I neka padne svaki mal.